In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Una domenica di passione che precede oramai Domenica delle Palme, domenica prossima, noi ci cingiamo ancora più stretti intorno alla passione del nostro Signore Gesù Cristo con le opere e con la mente, con le mortificazioni quaresimali che devono essere la molla che fa scattare in noi la elevazione del cuore in modo soprannaturale, perciò anche la mortificazione della carne, perciò anche il digiuno deve avere un inizio, un principio soprannaturale nella grazia, nel comandamento di Dio, nel comandamento della Chiesa, per poter appunto elevare la nostra anima, con seguire più abbondantemente i frutti della passione del nostro Signore Gesù Cristo, e questo meditandola meglio, meditandola in modo più approfondito. Così la Chiesa ci fa oggi considerare le cause della passione di nostro Signore Gesù Cristo, per mettere più in risalto la carità, l'amore, la benevolenza, la bontà del nostro Dio creatore, salvatore, di Dio trino. E quando consideriamo in modo soprannaturale e non meramente umano e non meramente sentimentale la passione del nostro Gesù Cristo, quando avremo considerato e valutate le cause di questa passione, avremo come primo effetto di corrispondere con atti di fede innanzitutto e di speranza e di carità all'amore che Dio ci ha manifestato, dando dunque il suo Figlio unigenito per la nostra redenzione. E vedete, quando vediamo nostro Signore Gesù Cristo alle prese con il livore, lo stridore dei denti, la invidia, l'odio dei giudei che ha di fronte, ecco che la Chiesa ci esorta a prendere esempio di sopportare con mansuetudine quando noi stessi personalmente siamo offesi. Non è una cosa da poco, quando si è veramente colpiti nel vivo, nell'onore. L'onore è il maggior, più alto bene naturale che noi abbiamo. La diffamazione, disonorare qualcheduno, voi mi disonorate, è la massima offesa che si può recare a una persona. È il solo modo di rispondere di nostro Signore Gesù Cristo, dimostra quella divina virtù, dimostra che quel uomo, quel vero uomo che è veramente pervaso totalmente dalla sua natura divina, che domina perfettamente la natura che ha assunto, e tanto più perfettamente che non è una perfezione acquisita da uno stato di debolezza, come lo è per esempio il santo che con molta fatica lavora, vince i suoi difetti, le sue cattive inclinazioni, con la grazia di Dio poi domina sui vizi ed è equilibrato, posato, amorevole. No, Cristo lo è per essenza. E questo è uno dei momenti dove, in modo massimo, la sua clemenza e la mansuetudine appare, che poi va di pari passo con la carità che ha verso i suoi propri aguzzini. E il tentativo fino all'ultimo di farli ragionare. Farli ragionare per farli credere. Farli credere per fare sì che lo amino. Fare sì che lo amino per non essere eternamente persi. E così troviamo dunque Gesù Cristo alle prese con i giudei, qui nel passaggio dell'ottavo capitolo del Vangelo di
di San Giovanni, dopo che ha operato una grande moltitudine di miracoli, dopo che ha avuto ampi colloqui e confronti con loro. Se qui noi solo andiamo un po' indietro, nel capitolo 8, vediamo che quando lui afferma di se stesso, dopo aver mandato assolta l'adultera contro la quale nessuno ha osato gettare una pietra, vedi, anch'io non ti condanno, vai a non peccare più, lui subito insegna: io sono la luce del mondo. E i farisei sapevano benissimo cosa voleva dire questo. E per impedire che lui continui, no, a parlare, la tua testimonianza non è idonea, perché tu fai testimoni di te stesso, magari anche per ricordare a Gesù Cristo stesso, che infatti lui diceva poco prima: se io rendo testimonianza a me stessa, la mia testimonianza non è verace. E qui tu invece adesso ti contraddici e dici semplicemente di te stesso: io sono la luce del mondo. No, dice, la mia testimonianza, se testimonio io per me stesso, è vero, non è verace. Come anche abbiamo sentito adesso, ha detto: se io glorifico me stesso, la mia glorificazione non vale niente, ma è il Padre che mi glorifica. Giovanni Battista ha testimoniato di me, e lo sapete tutti, e voi farisei tremate perché il popolo sa valutare la testimonianza del Battista, e lui ha testimoniato di me che sono il Messia. Se io rendo la testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace, però vi è appunto il Padre, San Giovanni Battista, i miracoli che testimoniano di me. Credete almeno, dirà, per via dei miracoli. Io ve lo dico perché voglio che voi, attraverso i miracoli, mi conoscete e finalmente ponete un atto di fede nella mia divinità. E poi iniziate voi anche a fare penitenza. Allora la vostra penitenza sarà un atto soprannaturale. E allora mi amerete e allora vi salverete. E lui dice loro: voi non sapete donde io vengo e dove io vado. Infatti, me lo dite voi, chi sei tu? Non sappiamo niente di te. Infatti, voi non sapete da dove vengo io e dove vado. Non conoscete né me, dice, né il Padre mio. Perché se conosceste me, conosceste anche il Padre mio. E con questo gli dice: voi Dio non lo conoscete. Siete i suoi rappresentanti e non lo conoscete. Vi ho detto pertanto che morrete nei vostri peccati. Il mansueto Gesù è una lama tagliente. Voi morrete nei vostri peccati. Perché se non crederete che io sono il Messia, nei vostri peccati morrete. E esigo da voi che lo credete, perché vi hanno dato ampia prova. Ma tu chi sei? Chi sono? Io sono il principio che parla con voi. Hanno ben capito che il principio si intende dire Dio. O, in un'altra interpretazione, io sono colui che vi dico da principio di essere. Io sono il Messia. Sono proprio quello che San Giovanni Battista ha testimoniato e che io oramai da anni vi sto spiegando chi sono. Non dovete chiedermi chi sono, lo sapete. Ma il nostro Padre è Dio. No, il vostro Padre non è Dio. Se Dio fosse il vostro Padre, certamente, e fa già il passo successivo, non dice credereste in me, amereste me. Non potete dire che il vostro Padre è Dio e poi rinnegare ostinatamente l'evidenza che io sono il Messia. No,
qui vi contraddicete, voi non avete padre come Dio. E poi, voi non potete neanche soffrire le mie parole, dice. Andate in sofferenza, tremate, stridate con i denti. Non potete soffrire le mie parole, perché voi avete per padre il diavolo, dice loro. Quegli che fu omicida fin da principio, quando parlava con bugia, parla da suo pari. Dov'è la bugia? È il diavolo. I bambini lo sanno molto bene. Quando si dice una bugia, si sta molto male. L'adulto e poi anche il bambino, se dice tante volte la bugia, presto ci si fa il callo e non c'è più problema delle bugie. Come rubare? La minima piccola cosa che si è rubato la prima volta, cosa ho fatto? Non ti preoccupare, continua a rubare e vedrai che ti passa, purtroppo. E ci si incalisce nel vizio. Non della necessità dell'educazione, sin dall'inizio. A mettere bene in guardia dai primi peccatini. Saranno peccatini, peccati sono. Sarà una piccola bugia, bugia è. Sarà un piccolo piccolo furto, un furto è. Il padre di questa negazione della verità è proprio quelli che fu omicida fin da principio. Quando parla con bugia, parla da suo pari, perché è il padre della bugia. A me poi non credete, perché non credete in me? Ve lo dico. Siccome il vostro padre è il diavolo, è il padre della bugia, a me non credete per una semplicissima ragione. Io vi dico la verità, e quella non la sopportate. Cari fedeli, senz'altro, quando il nostro Signore Gesù Cristo parla così, parla veramente da uomo e Dio e da Dio uomo. La verità che lui intende è la verità soprannaturale della sua divinità. Ma vi è anche le verità naturali che seguono questa misteriosa legge di chi l'accetta e chi la rifiuta. E chi la rifiuta, l'evidenza della verità, lo fa in un modo misterioso perché non vi è ragione. Potremmo senz'altro adesso aprire una parentesi e parlare di verità che sono sotto la luce del sole, che sono così facili e evidenti da vedere, è che il supremo direttore della RAI, il padre della menzogna, riesce talmente a oscurare che quelli che la guardano vogliono la menzogna e si arrabbiano dentro quando sentono la verità. E quando gliela si dice la verità, anche su cose naturali, anche su cose che riguardano, non so, la salute, chissà cosa facciamo allusione, c'è rabbia. È molto simile, perché ogni verità viene da Dio. Pertanto non mescoliamo quelle soprannaturali e le naturali. Ma siccome la grazia suppone la natura, se io nego le verità dell'evidenza naturale, io mi prescindo la strada per andare a cogliere la rivelazione divina. Negare l'evidenza, dice San Tommaso, è un peccato contro lo Spirito Santo. Ma chiudiamo questa parentesi e ritorniamo dunque alla mansuetudine del nostro Signore Gesù Cristo. Voi non mi credete perché vi dico la verità, e a questo punto vi chiedo a voi, chi di voi può adesso invece accusarmi a me di un peccato? Avanti, zitti, tutti. Nessun peccato, accusa, tu sei un indemoniato. E Gesù Cristo, con quella mansuetudine di cui prima, sopporta. E il Catechismo del Concilio di Trento dice: valuta dunque le cause della passione di Gesù Cristo. Non solo la prima causa della passione di Gesù Cristo,
per espiare lui che è la verità, lui che è l'innocente per eccellenza. Dunque che espia in un modo consono i nostri peccati, il peccato originale, i nostri vizi, tutti i nostri peccati attuali, tutti i peccati commessi dall'inizio del mondo fino all'ultimo. Lui dice, devi considerare una cosa in più. Non ha patito soltanto per i peccati, ma anche per gli stessi autori della sua crocifissione, per i ministri della sua morte, per i suoi aguzzini. Famoso, perdona loro, non sanno quello che fanno. È sbagliato concludere, siccome ha detto così, sono innocenti, no, no, sono colpevoli di deicidio. Ma perdona loro anche il deicidio, che magari si ravvedono e piangono il loro deicidio. Cosa che avverrà alla fine dei tempi con la conversione degli ebrei. Dunque, non solo i peccati, ma, come dice San Paolo, esorta alla mansuetudine degli ebrei, nel 12° capitolo, versetto 3, ripensate a colui che sostenne tale contraddizione contro di sé, dai peccatori. Peccatori sono in ogni caso, ma oltre ai peccatori, poi anche la contraddizione a colui che li viene a salvare dal peccato. C'è una malizia supplementare tremenda in questo. Non aver fatto il male, ma rifiutare che colui al quale ho fatto male mi voglia perdonare. C'è una malizia infinita. Affinché non vi stanchiate perdendovi l'animo, d'animo, eh sì, perché tu quando cerchi a spiegare giorno per giorno le cose a chi è di fronte a te e ti rendi conto che lui sa qual è la verità e pertanto si rifiuta di accettarla, può venire un nervoso tremendo. Quel nervoso Gesù Cristo non l'ha mai avuto, l'ha vinto in partenza. Questo è molto importante per noi quando ci confrontiamo con il mondo su cose della natura e su cose della soprannatura. E anche, oltre dunque al peccato originale, peccati tutti, appunto la ripetizione dei peccati, dice la ripetizione, la recidività nel peccato commesso in un modo ripetitivo che fa sì che siamo noi, anche noi poi, i ministri della sua morte. Sono stati i miei peccati, cantiamo quando cantiamo la Via Crucis, la bellissima canzone di Sant'Alfonso. Sono i nostri peccati che hanno fatto scegliere a Cristo la passione e la morte sulla croce. Ma siamo noi che con le nostre mani lo crucifiggiamo in quanto ripetiamo ostinatamente i nostri peccati, da distinguere dalla debolezza che ci fa cadere ogni giorno nelle nostre miserie e anche peccati. Qua si parla della ripetizione con ostinazione del peccato, il rifiuto della grazia, il rifiuto di mettere mano alla nostra vita e cambiarla. E questo rifiuto può benissimo essere intercalato da grandi profusioni, dice oggi San Gregorio, perfino lacrime sui nostri peccati. Appena poi l'occasione è in pieno dentro. Qui tocchiamo il peggiore di questa ripetizione, che sarebbe il rinnegamento della fede. Nel rinnegamento della fede vi è questa malizia, io già non credevo, magari rifiutavo di credere, poi credo e poi di nuovo non credo.
l'apostasia, io ho confessato, anche praticato la vera religione, e poi la sconfesso e non la pratico più. Ripetizione una sola volta, ma di una gravità estrema. Primi cristiani, sbagliando, certo, ma pensavano che non si può salvare un battezzato che dopo aver professato Gesù Cristo, anche solo per debolezza, lo rinnegasse. Per fortuna non è così. Però avevano la percezione così grande e così profonda di aderire a Gesù Cristo che sembrava come se non potesse essere rimesso un tale peccato. Perché è molto grave. Infatti San Paolo parla di questo peccato come di coloro che crocifiggono nuovamente in loro stessi il figliolo di Dio, perché io l'ho ricevuto, mi sono incorporato, peccando io lo ricrocifigo neanche fuori, dentro me stesso. Ed è lì che il Concilio di Trento ci mette in guardia proprio in questa domenica, dicendo: state attenti molto. Loro hanno commesso il peccato del deicidio. Ma come dice San Paolo nella prima epistola ai Corinti, all'ottavo versetto del capitolo 2, se l'avessero conosciuto, non l'avrebbero crocifisso. E ancora una volta, non si discolpa, non si manda assolti a casa i deicidi. Ma sappiamo, si sono ostinati a non credere. Chi non crede in Gesù Cristo non lo conosce. Perciò l'hanno messo in croce, perché non hanno creduto in Lui. Non è una scusante, però è un fatto molto importante. E aggiunge il Concilio: e tu, che non solo credi in Lui, ma tu che sei battezzato in Lui, che hai la sua grazia, ripetendo i peccati, fai tu. Quanto grave è quel peccato, della ripetizione ostinata del peccato. Ed è lì che noi possiamo misurare cosa vuol dire non essere San Pietro prima di essere confermato in grazia, che rinega il suo divin maestro, intimorito dalla ancella: anche tu eri lì. Ma cosa deve essere di uomini battezzati, cresimati, ordinati sacerdoti, vescovi, che per paura di magari scombussolare l'equilibrio fra dollaro e petrolio vanno e dicono: fa niente, facciamo in concilio, cancelliamo tutto, il Cristo lo mettiamo in sacrestia, non ne parliamo più. L'apostasia del Concilio Vaticano II. Una rivoluzione, come dicevano Suor Lefebvre, in chiara e cappa. Pubblico rinnego di Gesù Cristo. Poi, vedete, qual è la via d'uscita? E intanto piegare il ginocchio davanti a questo grande mistero dell'iniquità, dell'accecamento, dell'apostasia, e poi però è per fortuna del infinitamente più potente mistero della grazia di Dio. Ebbene, Gesù Cristo ci dà già la via, perché voi non siete da Dio. Chiaro, non lo conoscete. Ma se voi foste per uomini di Dio e da Dio, non solo credereste in me, ma fareste quei salti di gioia che fece Abramo e cantereste quel canto che cantò Simeone e la profetessa Anna. Come devo fare per essere uomo di Dio? Ebbene, devi rassegnarti che per quanto Dio sia il creatore del cielo e della terra, per quanto Dio sia il creatore dell'uomo e di tutto quello che l'uomo è e di tutto quello che è fatto, peccato originale ha talmente scombussolato, disordinato, che tu per amare a me
deve andare perfino a odiare te. E se non prendi la tua croce come l'ho presa io, scordati di essere uomo di Dio. Qui San Leone, la predica notturna, ci esorta e ci mette con semplicissime parole davanti agli occhi la realtà seguente. Non soltanto i dolori e i supplizi del corpo che assalgono l'anima fedele, non sono soltanto i dolori e i supplizi del corpo che assalgono l'anima fedele, perché essa è minacciata da grave malattia, ancorché tutte le membra rimangano perfettamente sane. E qual è questa grave malattia? Se si lascia ramollire dai piaceri del senso. Ma è che gravissima malattia, più grave dei supplizi del corpo. Forse capiamo perché ci vuole la penitenza. Ma siccome la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito contrari alla carne, San Paolo ai Galati, l'anima ragionevole, è munita del soccorso della croce di Cristo. Siamo ragionevoli noi che quando vediamo la croce fuggiamo con una capacità di correre che altrimenti non abbiamo? Onde non acconsenta ai desideri colpevoli allorché è tentata, perché l'anima ragionevole è trafitta e trattenuta dai chiodi della continenza e dal timore di Dio. L'anima. Come faccio a trafiggere un'anima con un chiodo? Questo ci dimostra quanto spirituale e soprannaturale è il castigo del corpo che ci si affligge nella penitenza. Se non viene dall'anima, se non ha nessun senso. Se Cristo non è risorto, dice giustamente San Paolo, mangiamo, beviamo. E perciò è con l'anima, e dall'anima, e da Dio, e in Dio, e nella sua grazia, che dobbiamo impostare, rinnovare quotidianamente il nostro proposito di seguire il nostro Signore Gesù Cristo, rilevarci dalle infinite cadute, anche quotidiane, della nostra povera debolezza, però per vivere e seguire il nostro Signore Gesù Cristo in questo cammino, per intanto conoscere Gesù Cristo, conoscere Dio, per poterlo amare e professando questa fede e questa carità, tenendo i suoi comandamenti, praticando i comandamenti della Chiesa, ora all'ordine del giorno è quel digiuno e quella penitenza quaresimale, per poter nell'eternità godere di Dio della sua bontà, della sua carità, perché in ogni caso da Dio non si esce nell'eternità. Se non si è voluto qui sulla terra cogliere Gesù Cristo e seguirlo nella croce facendo preghiera e penitenza, lo si avrà nell'eternità nella sua sola giustizia. E quelli sono supplizi atroci. L'anima ragionevole dice: ecco il tempo, e c'è tempo accettabile, ecco il tempo di poter fare la mia eterna salvezza e mettere al di sopra, il primo di tutto, perfino al di sopra della mia stessa anima, del mio stesso corpo, del mio coniuge, della mia famiglia, della mia casa, del mio lavoro, dei miei impegni, dei problemi miei, del mondo, dell'Italia. Innanzitutto metto Dio e ricerco la sua gloria, come ha fatto il Cristo su terra, ha fatto solo quello. Perché alla fine è solo quella che rimane nell'eternità. Questo mondo passa. È inutile che usciamo fuori dalla cappella e ci filiamo subito la siringa della droga, dei problemi attuali, per di nuovo anestizzare e uccidere questa grande verità soprannaturale. Soprattutto abbiamo a casa con il grande e nuovo e rinnovato proposito, e se non è rinnovato di
praticare la nostra religione con una vera preghiera fatta bene che alza il cuore mattina e sera, prima e dopo pasto, e ci porta poi anche a avvicinarci ai sacramenti per regnare e trionfare nell'età di Dio. Sarà un gran trionfo. La malizia dei nostri cari amichetti che si stanno accingendo a uccidere l'umanità, se lo potessero, col pretesto di volerla salvare da altre malattie, nell'eternità si vedrà un magnifico trionfo su tutta questa malizia, su tutto questo mondo disordinato, pessimo, corrotto. Sarà giudicato alla fine del mondo. Infatti l'Apocalisse mostra quel grande mare di cristallo tutto chiaro, tutto pulito, è il mondo purificato, giudicato e pulito. È inutile cercarlo qui, bisogna farsi testimoni di Geova, perché loro pensano che qua si fa il paradiso su terra. Allora bisogna farsi cattolici moderni con la Chiesa conciliare, perché praticamente è come una succursale i testimoni di Geova, perché predicano la felicità qui, la giustizia qui, il benessere qui, la salute qui, la salvezza qui. Nessuno morirà mai più in Vaticano da un virus, perché tutti devono farsi vaccinare. Allora che vadano tutti dei testimoni di Geova. Però noi vogliamo andare in cielo con il nostro Signore Gesù Cristo. E perciò chiediamo questa grazia della fedeltà e però anche della coraggiosa lotta contro noi stessi, il nostro vizio, la nostra carne, in nome del Padre, del Figlio, Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.